Amici del bar del baseball, extra inning, buonasera e ben ritrovati sulle frequenze di Young TV, socio. Allora, Eccoci qua, oggi è il gran completo. eccoci, anche Emanuele, c'è anche il sottoscritto. Oggi non lavora nessuno. E va bene, iniziamo subito a raccontare questa incredibile giornata che ci sono stati dei risultati un pochino curiosi. Sì, diciamo qualche doppietta che non ci aspettavamo. Eh già, iniziamo subito dal Rimini Campioni d'Italia che è sceso allo Steno Borghese e ha vinto entrambe le partite, la prima per 7-6 e la seconda per 6-2. Il Padova a Corsaro per entrambe le partite sul campo di Sesto Fiorentino contro il Padule, la prima per 19-3 e la seconda per 8-3. Due belle partite tra Parma e Bologna, il Bologna che ormai si è considerato manifestato, cioè la squadra specialista degli extra inning, terza vittoria di fila al decimo inning, questa volta a farne le spese il Parma che ha battuto al Gianni Falchi per 4-5 e sabato sera a Corsaro al Nino Cavalli di Parma per 7-4, mentre a San Marino il Nettuno City ha perso la prima partita per 1-0 e la seconda per 1-5. E questa è la classifica. Allora, al primo posto troviamo sempre il Rimini e il Bologna con 9 vittorie e una sconfitta. Torna al terzo posto dopo la doppietta il San Marino con 6 vittorie e 4 sconfitte. A quota 500 troviamo il Parma a 5 vittorie e 5 sconfitte. A Pagliate a 4 vittorie e 6 sconfitte Città di Nettuno e il Padova. A 2 vittorie e 8 sconfitte il Padule. Mentre chiude ancora una volta Fanlio di Cuneo, Nettuno, Borsidi con una sola vittoria all'attivo. Iniziamo subito la carrellata dei collegamenti con il nostro amico da Rimini, Carlo Ravignani. Carlo, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, Ciao che ci Carlo. racconti di queste due partite del Rimini Campioni d'Italia allo Steno Borghese? Ma che fosse un esame un pochino per entrambe le squadre. E Rimini perché aveva di fronte a sé l'inizio di un vero e proprio tour de force che iniziava appunto a Nettuno, proseguirà poi nel derby con San Marino di venerdì e sabato, ci sarà poi il big match con la Fortitudo la settimana prima della Coppa e poi appunto la settimana europea di Rotterdam, quindi direi un mese abbastanza carico per le ambizioni dei pirati e credo che fosse un test anche importante per capire a che punto è realmente Nettuno, visto che ha poi affrontato Nettuno finora le tre, chiamiamole tre grandi, di queste tre grandi attese di questo campionato, che sono Rimini, Bologna e San Marino, Rimini, sì, Bologna e San Marino, ed esce con un bilancio di una vittoria e cinque sconfitte, quindi forse ancora un gradino sotto rispetto alle cosiddette grandi, e forse il gradino sotto e l'esempio di questo gradino sotto si è notato nella prima delle due partite allo Steno Borghese, perché quando tu hai Richmond sul monte e riesci a portare a casa un bottino di 5 punti contro quello che era stato il miglior lanciatore di Rimini fino a questo momento, che è Ruiz, è a quel punto credo che la partita la devi per forza portare a casa. Poi è successo che il rilievo di Castiglio è stato alquanto negativo e a una squadra come Rimini, se gli dai un piccolo spazio, poi si prende tutto. È successo che Rimini ha trovato fiducia, ha ripreso coraggio e seppur non fosse andata male contro Richmond, perché alla fine è riuscita a mettere quasi una valida inning, ha messo Sette addirittura tre valide, valide nel primo, sette valide. sì, sette valide, tre valide nel primo inning, vanificate poi dopo anche un doppio gioco. Insomma, comunque aveva toccato abbastanza bene il partente nettunese, resta il fatto però che davanti 5-0 era Nettuno. A quel punto, quando Rimini ha messo la fresa su 7-5, poi nonostante una parte finale, diciamo così, un tentativo di arrembaggio finale del Nettuno, come si dice in questo caso, i buoi erano già scappati. Direi che sulla seconda partita, invece, se Logan Duran è quello visto a Nettuno, per una squadra come quella tirrenica era difficile provare a vincere. Perché comunque Logan Duran ha sicuramente lanciato la migliore partita. Direi che poi due partenti di Rimini si sono un pochino alternate, nel senso che finora è stato lui più convincente, Duran ancora un pochino più con qualche problema di controllo, invece mi sembra che Duran abbia risposto alla grande nella partita di sabato sera.
Carlo, abbiamo visto che il Rimini ha stradominato nel box, 18 valide nella prima e 11 nella seconda, 29 valide in due partite, sono tante, tante, tante. È tanta la potenza del Rimini o è deficitario il monte di lancio del nuovo Città di Nettuno, secondo te? Forse al solito è un po' una via di mezzo, ripeto, lo stesso Richmond, che è stato considerato da tutti come uno dei migliori, forse il miglior lanciatore al momento che c'è in questo campionato, lo stesso Paolo Ceccaroli, alla vigilia della partita, aveva parlato proprio di un Richmond spauracchio sicuramente, e aveva parlato a proposito di un suo attacco che non l'aveva particolarmente convinto nelle ultime partite, soprattutto nell'uscita contro il Padule. E la risposta è stata soddisfacente. È logico che c'è stata sicuramente anche un po' di difficoltà da parte dei pitcher nettunesi, però mi sembra che sia un attacco che dall'1 al 9, un lineup che dall'1 al 9 non dà pause ai pitcher avversari, e soprattutto ha anche delle alternative validissime. Se si pensa che Di Fabio, che è quello che batteva sopra i 100, è riuscito a fare 4 su Mi hai 5, ecco che. anticipato, Carlo, hai parlato proprio del primo del nonno del line-up, no? Che era 4 su 5, primo in battuta, e Di Fabio non in battuta, anche lui 4 su 5. Tanta, tanta Sì, roba. quando Di Fabio, soprattutto per la partita, appunto l'1 e il 9 hanno battuto come dei fabbri, e Noghera si è ripetuto poi anche nella seconda partita. Insomma, io credo che quando un lead-off dà una dimostrazione così alla propria squadra, cioè quando il lead-off, che sappiamo benissimo è quello che deve andare in base, che sia base ball, che sia valida, che sia una rimbalzante insidiosa, ma il lead-off deve arrivare sempre in base, e se arriva in base almeno 7-8 volte in due partite, dà sicuramente una carica particolare a tutto il resto della squadra, anche pur in presenza diciamo, di una parte centrale del line-up non così devastante come era successo poi magari in avvio di campionato. Però ripeto, quando sai questi giocatori qui che battono con grande facilità, e soprattutto il lanciatore non si può, tra virgolette, rilassare con nessun uomo del line-up. Ecco, questa è la differenza, perché molti hanno parlato del forte monte di lancio costruito quest'anno da Rimini, però io direi che l'attacco ha una profondità davvero notevole. Complimenti a voi che avete tutto questo ben di Dio a disposizione che vi ha messo il presidente Pellisio. Io direi che ne abbiamo già parlato, secondo me Pellisio era sceso a Rimini con l'intenzione di rilevare la società, con l'intenzione di proseguire un lavoro che era stato intrapreso, e in questa stagione soprattutto voleva far capire che fa le cose nel miglior modo possibile. Ha preso, faccio un esempio, da Novara tutto quello che poteva prendere. È sceso Battista, Anguro, lo stesso Bassani, cioè questo ha fatto capire che ha intenzione di ha rivoluzionato una squadra che l'anno scorso, alla fine, insomma, bene o male, aveva vinto lo scudetto, ecco. Però l'ha rivoluzionata e l'ha costruita ancora più forte. Poi il campo, Rimini non gioca da solo, provare a vincere la Coppa sarà comunque difficilissimo, tutto dovrà girare alla perfezione, è lo stesso discorso per il campionato, insomma. Va benissimo, Carlo. Allora noi ti ringraziamo per il tuo intervento e ci risentiamo la prossima settimana per le notizie sul derby dell'Adriatico. Parleremo del derby, sì. Mi sa che sarà una gran bella partita, perché San Marino non è ancora guarito del tutto, ma mi sembra soprattutto sul monte in grande crescita. Eh già, eh già. Va bene, grazie a te, alla prossima Saluti a settimana. tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, abbiamo visto il presidente Pellisio questa settimana e ha fatto veramente un ottimo lavoro, socio. Sì, Emanuele era presente a entrambi gli incontri, Emanuele, tu che... Rimini fa paura nel box in battuta, 29 valide in due partite, sono davvero tante. Tutti hanno la capacità di battere nel momento decisivo, di portare il punto a casa. Sono con il Bologna, come dice la classifica, la squadra da battere sicuramente. Sono riusciti a recuperare una partita 5-0 che io gli davo per spacciati, soprattutto perché
Sì, Lavegnani ha detto che Richmond ha subito 7 valide, ma Richmond è stato pienamente in controllo della partita sempre. A parte l'ultimo inning, era un po' stanco, era sopra 100 lanci. Quindi, insomma, sono stati bravi a approfittare di un Castillo davvero deludente che secondo me andava tolto molto prima. Posso dire un'ultima cosa, poi Sì. cambiamo partita. Leggendo i tabellini ho notato che Nettuno si sì, ha battuto contro Ruiz, però poi contro i rilievi dal quinto al nono inning, in 5 inning e due sole valide, uno al quinto e uno al nono, mentre l'attacco di Rimini si è scatenato contro i rilievi del Nettuno. Soprattutto su Castiglio, 8 validi, un inning punto 1 e 3 valide su Invece Simone. attacco il tutto è proprio fermato. Sì, la bontà dei rilievi del Rimini è davvero di livello, però gli italiani del Nettuno, anche Scotti e Ciarla in gara 2, anche, sì, anche se la partita era quasi andata via, hanno mostrato buone qualità. 5 strikeout per loro in 4 inning per questi due giovani ragazzi italiani. Da sottolineare, ormai tutte le settimane è così, l'ottimo momento nel box di battuta per Rodriguez. Veramente fenomenale, numeri di altissimo livello, 3 su 4 nella prima partita e poi quasi una valida testa per tutti gli altri. In gara 2 si è distinto Mattia Mercuri con 2 su 4. Passiamo subito ad analizzare la partita a Sesto Fiorentino tra Padova e Padule e sentiamo subito il presidente del Padule, Romano Becchi. Buonasera amici del Bad Baseball, oggi sono in sostituzione di Tommaso Mantelli, il quale è impegnato per motivi di lavoro, quindi devo fare un breve resoconto della partita che abbiamo svolto questo sabato. Purtroppo è stata una giornata per il Padule molto negativa, in tutti i settori, cominciando dal monte di lancio, in battuta, in difesa, siamo stati un po' deficitari. Niente però da togliere alla bravura del Padova, il quale ha avuto delle mazze più che calde, perché alcuni dei loro giocatori addirittura hanno ottenuto dei successi veramente invidiabili, come l'atleta russo, il quale ha battuto tre doppi, due fuori campo, insomma è stato il mattatore della giornata. Niente, siamo un po' dispiaciuti, amareggiati e cercheremo di fare meglio alle prossime partite. Però abbiamo una nota positiva nell'ambiente societario perché anche se la squadra di vertice nella 1 ha avuto questo piccolo incidente di percorso, non ci dobbiamo dimenticare che il nostro settore, specialmente la squadra di Serie C, che partecipa autonomamente, addirittura è prima in classifica e noi ci auguriamo che queste squadre, questi nuovi giovani, in futuro possano prendere il posto, diciamo, dei giocatori più esperti al momento della prima squadra. Niente, un saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo sabato quando dobbiamo incontrare Parma prima e cercheremo di fare lo sgambetto a loro. Arrivederci e buona serata. Grazie Romano per il tuo intervento e ora come sempre da linea a Padova per il nostro corrispondente Marco Flores d'Arcais. Ciao a tutti, sono Marco d'Arcais da Padova per il consueto commento sull'ultima giornata del massimo campionato italiano di baseball. Il Tommasin Padova finalmente è tornato alla vittoria, andando a vincere due partite a Sesto Fiorentino contro il Padule. La prima partita è terminata per manifesta superiorità al settimo inning. I battitori del Padova hanno letteralmente seppellito i lanciatori avversari che fino a ieri avevano ben figurato, soprattutto nella prima partita. Guidati da un Alex Russo veramente devastante, autore di ben due fuoricampo e tre doppi solo nella prima partita, i battitori del Padova non hanno mai messo in discussione la partita. E forse hanno anche sopperito a qualche sbavatura di troppo della difesa. Ben si è comportato anche il Monte. Pino ha ben controllato le mazze avversarie, anche se ha concesso un fuoricampo a Pinto. E finalmente si è visto Fabiani all'altezza della sua fama, che ha ben chiuso la partita. La seconda partita è risultata ben più equilibrata e combattuta. A parte il lampo nella prima ripresa, dove Sciacca ha prodotto un fuoricampo da 2 punti, e un lampo per il Padule alla seconda ripresa con un fuoricampo dipinto e altri 2 punti portati a casa, i lanciatori hanno ben controllato le mazze delle due compagini e il Padova, dopo aver pareggiato, non è riuscito a produrre punti fino alle ultime riprese.
all'ottavo è riuscito a passare in vantaggio e ha prodotto 4 punti al nono inning e ha messo al sicuro la partita. Da segnalare nel weekend anche l'ottima prestazione del giovane Federico Calvo, autore di ben 4 valide durante le 2 partite. Il Padova è adesso atteso al prossimo impegno col Città di Nettuno e sarà fondamentale in vista della lotta per i playoff. Il Nettuno è stato sconfitto 2 volte dal Rimini e quindi avrà bisogno anche lui di 2 partite, di 2 vittorie per continuare a sperare all'accesso alla post-season. Il prossimo weekend quindi sarà sicuramente fondamentale. Il Padova è ben speranzoso, infatti ha recuperato gli infortunati che aveva. Perdomo ha giocato ambedue le partite in interbase, ben figurando sia in attacco che in difesa. Di Sciacca abbiamo già visto, autore addirittura di un fuoricampo, è stato recuperato anche Capitan Pacini, che nella seconda partita è riapparso in campo come battitore designato. Bisognerà sicuramente questa settimana lavorare molto duro, soprattutto in difesa, per limare quelle sbavature che nel prossimo weekend non ci dovranno essere se si vuole portare a casa ambedue le partite. Un saluto da Marco da Padova, ciao. Grazie Marco. 2 partite, forse c'è stata la prima sorpresa in gara 1, 19-3, dove Bagnos per la prima volta in difficoltà, Emanuele, 3 inning per lui, 7 valide prese. Dopo la strepitosa partita di Rimini, Bagnos ha un po' disatteso le aspettative, è sceso subito. Poi con i rilievi è stato veramente notte fonda per il Padule, con un Padova che nell'ultima partita sembrava un po' addormentato nel box di battuta, invece poi si è svegliato. Russo davvero devastante, gara 1, 5 su 5, 3 doppi e 2 fuori campo, non me ne ricordo delle prestazioni così negli ultimi anni. Poi ha fatto anche 3 su 4 nella gara 2, quindi Russo è davvero stato il vero mattatore del weekend. Un po' meglio Padule in gara 2 nel box di battuta, la partita sta equilibrata fino al 7-8 inning, poi è andata larga la formazione patavina, ma il Padova ha dato una bella risposta dopo che era un periodo di crisi, e adesso con il Città di Nettuno si giocheranno tanto nel prossimo weekend. Eh sì, ci sarà una buona fetta per il quarto posto valevole per i playoff, visto che ci sono 4 squadre distanti solamente per il terzo e il quarto posto. Sì, terzo e quarto posto. Ormai sembra Rimini e Bologna faranno il campionato a sé. E quindi tra San Marino, Bologna, Città di Nettuno e Padova è lotto aperto, e sicuramente questo prossimo scontro del fine settimana dirà tanto, anche perché poi c'è anche il Parma che va a Padule, quindi bisogna sempre fare attenzione col Padule, perché Bagnos è la mina vagante ma soprattutto, come abbiamo detto anche 2 settimane fa, non sottovalutare mai gli avversari. Sì, anche perché il Monte di Lancio Patavino è tanta roba, Emanuele. Sì, Pino e Abbeck fanno sempre la loro figura lì sul Monte, sono stati un po' colpiti di più rispetto alle prime giornate, però loro la partita della portano sempre in fondo. Non hanno anche loro un bullpen lunghissimo, però finché durano così i partenti possono dormire sogni tranquilli. Vabbè, c'è anche Leiva e il nostro amico Diego Fabiani che... Leiva ancora un po' zoppicante, Fabiani sì, l'abbiamo visto già l'anno scorso, è una bella scoperta per questo campionato. Va bene, ora passiamo la linea a San Marino, dove c'è il nostro amico Loriano Zannoni che ci descriverà la partita tra San Marino, TA San Marino e il Nettuno Baseball City. Ciao a tutti gli amici del Bar del Baseball, da Loriano Zannoni. Per dire cosa è successo tra TA San Marino e Nettuno City, sono state 2 partite entrambe equilibrate, come d'altra parte succede alla TA San Marino molto spesso ultimamente. Sono state 2 partite peraltro vinte entrambe da San Marino, che interrompe così una striscia di 4 sconfitte consecutive che aveva fatto seguito anche qui alle 4 vittorie in apertura di stagione. Quindi i primi 2 weekend 2 vittorie, poi 2 sconfitte. Adesso la TA ritorna sopra quota 500 di classifica, 6 vinte 4 perse. Ci sono segnali positivi da una parte, negativi dall'altra. Chiaramente il Monte di Lancio è quello che sta tenendo su altissimi livelli la TA in questo momento, che vedo e Garate in gara 1 hanno dominato la scena.
poche occasioni per il Nettuno City, la TA ha segnato subito al primo, ha avuto anche occasione con un triplo di Ferrini in apertura di ripresa di allungare, in apertura di terza ripresa, non è successo così, ma che vedo Garate sostanzialmente non hanno mai dato segnali di debolezza, 7 inning e 2 inning, e hanno portato a casa la vittoria in maniera tutto sommato tranquilla, tra virgolette, perché era pur sempre un punto da difendere, non 2 o 3, ma in ogni caso tutto sommato liscia per la TA. In gara 2 tantissimo equilibrio nei primi 2 terzi di gara, con Garcia che già aveva finito gara 1 per Nettuno e che ha cominciato in gara 2, poi su Taschini la TA è riuscita in 3 uomini a chiudere la partita, perché prima solo Homer di Reginato, poi Base a Martine, poi fuori campo di Lupo, questa volta da 2 punti, insomma in 3 uomini, 3-0, è finita lì. Su Cherubini, che peraltro è stato il vincente, Nettuno City ha segnato 1 punto, e poi gli altri 2 punti della TA, che anche al punto si è anche sciolta nel box di battuta. Box di battuta che sostanzialmente è il motivo per cui in questo momento la TA sta un po' più faticando rispetto a dove dovrebbe, a dove vorrebbe essere, perché ci sono ancora tanti uomini che non stanno battendo come nelle potenzialità. C'è Bermudez, che è l'alfiere che sta battendo, c'è anche Reginato sopra quota 2,50, gli altri però stanno un po' faticando. Detto questo, trovarsi con una media battuta abbastanza bassa come quella attuale, in una posizione di classifica certamente di inseguimento rispetto a Bologna e Rimini, che stanno volando, ma comunque in linea con le prospettive, non è da buttare via, soprattutto considerando che la solidità del moto di lancio ha dimostrato di essere tale per tutto il campionato finora, e che sarà importantissima soprattutto nella Coppa che si sta avvicinando. Il manager Mario Chiarini ha cercato di dare inning a tutti i suoi pitcher in queste settimane, intento riuscito. C'è qualche problema fisico per Mesti, che non ha messo piede in campo in questo weekend, ma non ci dovrebbero essere problemi per lui nei weekend a venire. Insomma, in linea con le previsioni, si è perso qualche partita di troppo, probabilmente nelle ultime 2 settimane prima di questa, però è altrettanto vero che il box di battuta può solo migliorare, perché sono tutti ragazzi da Ferrini ad Epifano in su, che hanno avuto medie molto migliori rispetto a questo momento. Ciao a tutti da Loriano Zannoni. Grazie, grazie Loriano. E dopo parliamo un attimo di questa partita, socio. Gara 1 finita per 1-0 Sì, e gara 2 per 1-5. Abbiamo visto che se il Nettuno Baseball City non batte, il San Marino non è che ci va tanto lontano. infatti, diciamo che il San Marino, come diceva prima il nostro amico Carlo Lavegnani, mostra, diciamo, dei miglioramenti sul monte di lancio, come abbiamo anche notato noi durante il fine settimana, però in attacco, insomma, ancora la sua forza ancora la deve esprimere. 1-0 la prima partita, abbiamo visto, insomma, è stata molto equilibrata. Un punto al Al primo inning, che primo, neanche guadagnato poi sì, su errore basket. dell'Interbase, che però, insomma, l'hanno difeso con i denti fino alla fine e hanno portato a casa la partita. La seconda anche molto equilibrata. Sì, ottime le prove di Quevedo e Jimenez. Forse il manager Mario Chiarini ci ha ascoltato. 3 settimane fa gli avevamo detto, avevamo suggerito che Jimenez forse non dava il meglio di sé a fare i rilievi. Due partenze di Jimenez, 0 punti, Emanuele. Eh sì, Jimenez l'abbiamo visto l'anno scorso, è un lanciatore di altissimo, altissimo livello proprio. Mancino, ex major da partente, riesce a fare sempre meglio. Come dicevi te, il San Marino ha la miglior media PGL del campionato e quasi il peggior attacco, perché Padule, Nettuno, City e San Marino sono tutte lì vicino nella media battuta. Però il San Marino ha la differenza che è la squadra che ha fatto più fuori campo. Infatti, Reginato e Lupo l'hanno spezzata così. Il City purtroppo in attacco è poca cosa, non ha mai visto la terza base in due partite, e così è complicato fare punti.
Abbiamo visto che c'è Orefice che si sta facendo largo, giovane ragazzo nettunese, 2 su 3 in gara 2, e forse meriterebbe un pochino più di spazio. E poi c'è il solito Bermudez, il nostro amico Ronald Bermudez del San Marino, Si che sta confermando è una quest'anno alla grande, garanzia, sì. è veramente una garanzia. Va bene, e ora passiamo alla. Uno dei due big match della giornata tra Parma e Bologna. Linea al maestro Gianluigi Calestani. Il Parma Clima è uscito sconfitto, ma non particolarmente ridimensionato dal duplice confronto con la Fortitudo Bologna dell'ultimo weekend. Sono arrivate 2 sconfitte, questo è vero ed è innegabile. A causa del maggior cinismo, della maggior capacità di una formazione esperta come la Fortitudo nell'affrontare le situazioni importanti delle partite. Su questo Gianguido Poma e il suo staff dovranno lavorare lungamente, sia a livello tecnico che a livello mentale, per permettere ai propri ragazzi di percorrere gli ultimi gradini di un percorso di crescita che rispetto alla squadra balbettante degli ultimi anni è del tutto evidente. Parma non ha perso per i tanti infortuni che hanno colpito i suoi giocatori, ma ha perso soprattutto perché non ha avuto nella seconda gara la capacità di concretizzare in punti le occasioni create, 2 volte a basi piene, 0 out e nessun punto sul tabellone. Ha perso perché i suoi lanciatori hanno concesso troppe basi per bola, addirittura saranno 11 alla fine della partita. Ha pagato a caro prezzo un passaggio a vuoto tecnico di José Escalona che in pochissimi minuti ha subito un doppio e ha concesso 3 basi ball consecutive senza realizzare neppure un'eliminazione. La prima partita invece ha dato la misura di un Parma davvero a un niente di distanza dalla Fortitudo Bologna. Parma ha pagato un passaggio a vuoto, in questo caso non tecnico ma mentale, di Hervé Casanova, il lanciatore cubano che si è innervosito nel corso di un terzo inning quasi decisivo per le sorti della partita a causa di una valida dell'olandese Lampe nata da una mazza che si è sbriciolata in 1.000 pezzi, una palla impazzita non difesa adeguatamente dai suoi compagni di squadra. Poi ha ritenuto di essere stato scippato di uno strikeout, però qua non ci si può appellare a nulla, quello che conta è il giudizio arbitrale e basta. Dicevo, si è innervosito, ha effettuato un lancio pazzo, poi ha rilasciato nei confronti di Pepe Mazzanti un cambio di velocità rimasto alto nella zona dello strike, che il Peppe nazionale non si è fatto pregare 2 volte nel trasformare nel doppio del 4-0. In quel caso è piaciuta la reazione della squadra di Gianguido Poma. Non è piaciuta la gestione del tie-break, un tie-break nel quale Parma ha subito 2 strikeout da Rivero dopo averlo colpito con grande continuità nelle ultime riprese della partita e dove Parma ha difeso male in occasione dell'attacco bolognese, subito un errore di Lugo sul primo bunt dell'attacco del Bologna, poi basi piene 0 eliminati, Bologna è squadra più cinica, più concreta, il punto l'ha fatto e ha vinto la partita. Parma comunque è rimasta al quarto posto in classifica con una gara di vantaggio su Padova e Nettuno e può guardare agli ultimi 2 turni di questo girone di andata con buona fiducia. Affronterà infatti in questo fine settimana in trasferta il Padule a Sesto Fiorentino e nell'ultimo turno ospiterà il Nettuno City. È evidente che gli addetti ai lavori, i tifosi, si aspettano 4 vittorie in queste 4 partite. 4 vittorie che sarà tutt'altro che semplice portare a casa. A causa anche dei tanti infortuni che la squadra ha subito, sapete che Yoel Rivera non può portare il suo contributo dall'inizio della stagione, adesso però sono stati i giocatori di movimento quelli a essere stati particolarmente colpiti. La scorsa settimana contro il Padova si erano infortunati Morejon e Poma, questa settimana si sono infortunati Paolini e Mirabal. Quindi Gianguido Poma dovrà aspettare notizie da parte dello staff sanitario, sperando di avere 9 effettivi a disposizione per andare all'assalto di un Padule che nella prima partita ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutti e di poter anche portare qualche sorpresa.
Quindi Parma dovrà tenere la concentrazione alta e tra 15 giorni, al termine del girone d'andata, stilare un primo bilancio per valutare se effettivamente questa corsa verso i playoff potrà essere continuata in maniera estremamente positiva, come è avvenuto nelle prime 4 giornate. Grazie, grazie maestro Carestani. E ora, dopo aver sentito il maestro da Parma, sentiamo il nostro corrispondente e amico Daniele Mattioli da Bologna. Daniele? Sì, ciao Gianluca e ciao a tutti gli amici di Ciao, Italia ciao. Sport. Ciao Allora. Si è ripreso Gianluca o si è ancora in lutto per domenica sera? No, no, non si parla di dello sport minore qui, Daniele, non La si parla. frecciatina Daniele ha lanciato. Figuratevi in privato. Daniele, torniamo a noi. Sì, All'inizio certo. della partita ho detto che ormai il Bologna si sta dimostrando specialista degli extra inning, una squadra di ghiaccio, resta sempre sul pezzo. Terza vittoria, prima contro le due contro San Marino, ora contro il Parma. Ma diciamo che la tua frase è vera e veritiera, perché vincere 3 partite di fila ai supplementari, agli extra inning, vuol dire tanto. Bisogna anche essere poi, soprattutto con l'arrivo del tie break, anche un pizzico fortunati, ma come dice il detto, la fortuna bisogna poi andarsela a prendere. Bologna ci è riuscita molto bene, dopo essere stata rimontata nel corso della partita, al decimo una grandissima difesa da parte di Rivero ha imbrigliato le masse del Parma, e poi dopo alla fine il punt di Lampe si è trasformato in eroe della difesa, che ha di fatto riempito tutti i cuscini. E poi Flores, dopo lo shiftaggio di uno dei tre esterni nel campo interno per cercare di effettuare l'eliminazione a casa base, ha colpito una Texas proprio sul lato destro del campo, dove era venuto a mancare l'esterno, che ha dato così il successo alla Fortitudo, che poi si è confermata la sera seguente, nonostante qualche difficoltà, contro un buon Parma, una vittoria importantissima che ovviamente, insomma, permette all'Unipol SAI di restare in vetta alla Serie A1 e di guardare con il sorriso sulle labbra il prossimo weekend, dove incontrerà il Nettuno Baseball City. Due domande. Come mai Pizzigoni non è sceso in campo? E subito abbiamo visto che l'ex capitano del Nettuno, Peppe Mazzanti, si sta imponendo a Bologna, se non sbaglio, è il miglior battitore. Ah, ovviamente per quanto riguarda, parto dall'altra domanda, dalla seconda di Mazzanti, è ovvio che per ogni giocatore ci vuole un attimo di ambientamento e bisogna anche riprendere il ritmo. Tante volte si è giudicato fin troppo presto a Bologna, ma anche poi in tutto il campionato, un giocatore dalle prime settimane. Ovviamente la qualità e la classe di Peppe Mazzanti sono indiscutibili. Ha patito anche diversi problemi fisici, una volta recuperati piano piano sta dimostrando tutto il suo indiscutibile valore, ma era semplicemente una questione di tempo. Anche ad esempio Gilmer Lampe, che ha avuto quell'infortunio alla mano, sta piano piano rientrando in forma, e la loro presenza di Lampe e di Mazzanti nell'lineup si fa sentire ed è molto importante, e si spera che possa essere altresì importante in Coppa Campioni, perché tra 20 giorni ci sarà anche quell'impegno molto importante per Fortitudo, il secondo obiettivo stagionale dopo la vittoria della Coppa Italia, che si fa sempre più vicino. Per quanto riguarda Pizziconi, non ti so dare una risposta precisa, ma non mi risulta ci sia un infortunio o altro. Penso che sia semplicemente una sorta di rotazione voluta dal manager, o comunque non so se ci sia stato qualche problema, ecco,
occorso al pitcher laziale. Quello che posso dire è comunque, nonostante la sua assenza, la squadra ha reagito molto bene, perché ci sono stati ancora una volta l'ottima prova di Nogueira, l'altresì ottima prova di Gouveia, di Murillo Gouveia, che ha lasciato un'altra prestazione davvero devastante. Crepaldi si è comunque difeso, quindi sono dei buoni segnali anche poi in vista delle prossime sfide che appunto vedranno, come detto, Bologna in trasferta proprio lì da voi, a Nettuno, contro il Baseball City, che abbiamo visto nelle ultime settimane, dopo le difficoltà iniziali, una squadra davvero da prendere con le molle, perché di buonissima qualità sia sul monte che in attacco, e poi con i Rimini, una sfida che chiaramente riporta alla mente gli scontri playoff degli ultimi anni, che sicuramente permetterà grande spettacolo. Va bene, Daniele, noi ti ringraziamo per la tua disponibilità che ci offri da sempre, e ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie, Grazie a voi ragazzi e buon proseguimento. ciao Ciao Daniele. Daniele. Amici Ciao, ciao a tutti. grazie Daniele, amici del bar del baseball, non andate via, tra poco torniamo per la seconda parte di bar del baseball extra inning.